Onorevole Nazario Pagano, dunque oggi a Lanciano con questa conferenza stampa dove si annuncia l'entrata di Tonia Paolucci in Forza Italia, ma anche la sua candidatura di Tonia Paolucci alle regionali. Lei ha detto che la Paolucci entra dalla porta principale, pronta ad assumere anche un ruolo dirigenziale nel partito. Sì, ho sempre considerato Tonia una persona, diciamo, di famiglia, cioè una persona che militava in una lista civica fondata da lei, ma i cui valori, i cui principi corrispondevano esattamente a quelli nostri, quelli di Forza Italia, quelli di moderazione, di atlantismo, di garantismo, di europeismo, delle radici cristiane, il rigore morale, la passione politica di Tonia Paolucci sono quelli che io desidero nei nostri esponenti politici, e quindi il fatto che lei aderisca da esponente, da leader di una lista civica di Lanciano nel nostro partito e accetti su mia richiesta la candidatura alle prossime elezioni regionali, credo che sia una manifestazione importante di crescita per il nostro partito, ma anche per Tonia un passaggio importante per la sua carriera politica, che io le auguro essere davvero prestigiosa, perché se lo merita, e io sono orgoglioso di averla fra di noi. È vero, assumerà anche incarichi di dirigente, perché noi domani celebreremo il congresso provinciale a Chieti, e nel corso di quel congresso provinciale Tonia riceverà anche un incarico di dirigente di partito, e questo per noi è importante. Comune di Lanciano, esponente della lista civica Libertà in Azione, ha deciso e quindi aderisce a Forza Italia ed è pronta a candidarsi alle prossime regionali. Sì, praticamente abbiamo deciso insieme agli amici di Libertà in Azione di scendere in campo con le prossime elezioni regionali, ed era giusto accettare la proposta fatta da Forza Italia, perché Forza Italia è un po' il partito a noi più vicino, perché siamo un po' tutti nati all'interno di questa tradizione moderata, e quindi era il partito che più confà a quelli che sono stati i nostri principi anche all'interno della lista in questi 11 anni di attività. Lista che continuerà la sua attività in consiglio comunale, perché verrà federata con Forza Italia, ma la lista civica che è stata eletta nelle elezioni 2021 continuerà a lavorare per Filippo Paolini e con Filippo Paolini all'amministrazione comunale Lanciano.